Quella è la sala in cui sta Otto Kliman. Ehi, ma quello è famoso? Questo è uno famoso? Mi è costato tipo una rata di università, però... Vabbè, con me non si... Vai, la mattina è iniziata, siamo in aeroporto, abbiamo già beccato 8, non mi sono ancora fatto fare un autografo perché mi vergogno un pochino e adesso andiamo a imbarcarci al gate. Sai come vivono i punk? Keep it fastened at all times. Così. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Siamo arrivati. Ragazzi, siamo arrivati. L'aereo non è precipitato, fortunatamente. Tutto bene. Sani e salvi. Adesso cerchiamo di prendere questo treno. Riga, hai qualcosa da dire? Salutate il nostro cameraman. Bene, è appena arrivato il treno, adesso saliamo e andiamo verso Berlino. Volevamo mangiare qualcosa di tradizionale, quindi abbiamo optato per Burger King. Spero che non abbia filmato quello che ho appena fatto. Adesso vi mostro come fare gli scherzi e essere degli amici simpatici. Quelli che tutti vogliono invitare alle feste. Allora, abbiamo mangiato, adesso stiamo andando a recuperare il nostro appartamento. Mettiamo giù le cose, facciamo la cacca, così poi possiamo tornare a farci un bel giro per Berlino. Nonostante il fatto che tra 80 minuti è ammesso che piove. Una bella merda. You up in Pelham.
Jurassic Park. Sì, più che altro bah! Buongiorno amici! Questa faccia è per farvi capire che ci siamo appena svegliati. È il secondo giorno, stiamo finendo di fare colazione. Lui è in ritardo. Ma io non mi metto le scarpe. Ti dai le chiavi? Ho dimenticato sul telefono. Secondo giorno, si va già in farmacia. Siamo alla stazione della metro. Adesso prendiamo la circolare e andiamo fino a Haifa. Oddio il sole, ci vediamo direttamente là. È stato veloce. Siamo arrivati a Haifa. Ragazzi, stiamo andando all'evento della Fresh and Rebel. L'unico evento a cui siamo invitati. Ci siamo registrati a Fresh and Rebel e all'improvviso abbiamo trovato tipo metà YouTube Italia. I migliori tech tuber d'Italia sono qua con noi. Abbiamo il buon Mario Agostini, il grandissimo Otto Kliman. Yeah. Ghela. Grandissimo, veramente grandissimo Ghela. E il buon Giugo. Yeah. Ecco, ci sono tutti ragazzi. Saranno, ho dimenticato di te. Scusa. Che cosa succede? Devi salutare. Ciao, c'è una TV VIP che abbiamo trovato, questa piccola nana. Ma metta poco così da vicino? Bene ragazzi, siamo arrivati alla zona. In un lounge con altri VIP e soprattutto gratis a quanto pare. Ciao mamma, sono un loro ma scusa, perché... Oh mio Dio, terremoto! Bene ragazzi, è successa una cosa molto spiacevole. Scatti, rovina la vacanza, ma le banche ti rovinano la vita. Ultima persona che ci aspettavamo di incontrare qua a Haifa è Thor, il dio del tuono, eppure è successo.
Ragazzi, ho trovato una cosa super, dobbiamo rincorrerlo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo una foto con un cazzo di Stormtrooper. Siamo qua da due ore a mangiare, più o meno, e a bere caffè, il secondo. I camerieri stanno guardando tutti quanti malissimo, perché ovviamente non vedo l'ora che ce ne andiamo. Saranno felici di vederci alzare e andremo a fare qualche giro. Siamo alla parte startup di IFA. Ci sono un sacco di banchetti super fighi, un sacco di cose da vedere. Infatti alcuni abbiamo anche preso i contatti, che in futuro magari arriverà qualcosa di super interessante. Adesso dobbiamo solo decidere cosa fare, perché siamo stanchi morti, però ci sono alcune cose che ci eravamo ripromessi di fare per forza, tipo andare a vedere LG. Notano subito i marchi che hanno tanti soldi, perché i loro stand sono delle figate pazzesche. Però la parte migliore, secondo me, oggi è stata la IFA Innovation, la parte delle startup. Adesso niente, torniamo a casa, perché ci sarà ovviamente la live su Instagram, che avete già visto, perché questo video avete uscirà. Partecipato soprattutto. E poi stasera andremo a cena con tutti gli altri e ci godremo l'ultima serata berlinese. Buongiorno YouTube. Siamo all'ultimo giorno, stiamo facendo colazione da Starbucks in centro e ci manca l'ultima giornata di fiera. Noi ieri sera non vi abbiamo fatto vedere niente, perché siamo voluti uscire senza macchinetta, perché non c'avevamo lo sbattimo che c'è dietro lo zaino. Sono successe cose assolutamente incredibili. Non lo so cosa è successo, ma tanto loro non lo sapranno mai. Rigo finalmente ammette che abbiamo bisogno di un gorilla pod. No, scacchi di cos'è un gorilla pod. Leggete un gorilla a forma di pod che fa un figlio con un iPod. No, un iPod che fa un figlio con un gorilla. Ok. Ok. Cosa viene fuori? Viene fuori un gorilla a forma di iPod. Un gorilla oppure un gorilla pod. Capito? Un gorilla pod. Cioè, adesso moriamo. Però in diretta. Abbiamo delle cose da fare oggi. Tipo? Dobbiamo vestirci da Jedi. Si divide. Basement Tax si divide. No. Io non so dove andare. Adesso andiamo a mangiare. A mangiare, no, non andiamo a mangiare. Andiamo a dormire in un bar. Poi prendiamo il treno, si va in aeroporto. Alle 9:05 c'è il volo e poi si vola dritti a casa. Parla un po' te, ma io non sono capace a parlare.
mare, ormai l'avremmo capito tutti quanti. Lui monta solo. Ragazzi, vi salutiamo, è stato un piacere stare qui a IFA, ci siamo divertiti tantissimo, o no? Quanto divertiti? Abbiamo conosciuto un sacco di gente simpatica, un sacco di aziende, un sacco di cose fighissime. Ci ha accompagnato il nostro amico Ska, che adesso non vuole entrare nella ripresa perché si lui vorrebbe, ma non lo lasciamo. Non lo lasciamo. Non voglio entrarci. E niente. E niente. E niente. If I could take you up and boom, 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 boom.